provengono dall'Uzbekistan, dall'Ucraina, da Malta, Nepal, il Pakistan, Moldova e gli Stati Uniti. Sono gli studenti universitari ospiti a Cassino per parlare del ruolo delle nostre democrazie nell'ambito della conferenza internazionale del difensore civico. Dall'11 al 13 settembre la città di Cassino si veste di pace, accogliendo la seconda conferenza internazionale del difensore civico, che vede 86 difensori civici nazionali, ombudsman, provenienti da tutto il mondo, confrontarsi sui temi della pace, di uno sviluppo sostenibile e di una cooperazione internazionale. All'interno della città di Cassino, nel cuore della città, diversi studenti universitari provenienti da tutto il mondo si confronteranno sui temi che riguardano la cittadinanza attiva e il tema dei diritti. 64 studenti provenienti da ogni università del mondo. Fa solo che piacere sapere che sono a Cassino e partecipano alle giornate della Conferenza Internazionale dei Difensori Civici, la seconda edizione italiana che vede più di 300 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Cassino si veste di colori, di momenti, di emozioni, di riflessioni e parlano della difesa civica e del tema dei diritti. Quest'anno l'appuntamento si arricchisce di un valore aggiunto, la partecipazione di studenti universitari provenienti da vari paesi che arrivano a Cassino, una località scelta non a caso, nell'anno dell'80° anniversario del bombardamento che la rase al suolo insieme all'abbazia di Monte Cassino. Ecco perché oggi appare cruciale il ruolo dei difensori civici europei, una figura che rappresenta l'emblema della rinascita e di valori fondamentali per le nostre democrazie, come libertà, pace e solidarietà. Un ruolo che va rilanciato, riqualificato e a cui vanno forniti i giusti strumenti legislativi per essere ancora più presenti sui territori. Sono tutti studenti che studiano legge o rapporti internazionali, quindi hanno già una capacità di interloquire sui temi che riguardano la difesa civica, il tema dei diritti, di interloquire sui temi che riguardano riflessioni comuni che riguardano anche geopolitica. E con loro c'è avviato un discorso di collaborazione e di cooperazione, soprattutto per cercare di parlare e poter spiegare che cos'è la difesa civica, perché il più grande problema qual è? È che non tutti conoscono che cos'è il difensore civico, il ruolo, le funzioni. E allora tramite gli studenti è possibile arrivare a una platea più ampia, tant'è vero che c'è bisogno di parlare a loro con il loro linguaggio, il linguaggio dei giovani.